Numeri alla mano, una buona prestazione, soprattutto a rimbalzo, però una percentuale al tiro forse un po' bassa, soprattutto nel tiro dalla lunga, a cui vi siete affidati molto. Abbiamo un po' abusato al tiro da tre punti nel secondo tempo, anche se anche all'intervallo c'erano molti tentativi al tiro da tre, però erano tentativi figli delle scelte difensive di Rosetto. Passavano sotto sul pick and roll, contenevano molto, stavano molto chiusi dentro l'area, e quindi nel primo tempo, muovendo la palla, abbiamo costruito ottimi tiri da tre e abbiamo preso 11 rimbalzi d'attacco. 11 rimbalzi d'attacco che ci hanno poi portato in lunetta 17 volte, e quindi la partita da quel punto di vista, il primo tempo è stata interpretata bene in attacco nonostante l'elevato numero di tiri da tre punti. In difesa potevamo fare meglio nel primo tempo, ogni volta che costruivamo un piccolo vantaggio loro con due o tre giocate di bravura e transizioni che non abbiamo contenuto come di solito siamo abituati a fare, hanno sempre riagganciato. Nel secondo tempo un po' la palla pesava di più, un po' la stanchezza, un po' il fatto che siamo stati un po' meno in movimento in attacco, abbiamo preso tanti tiri da tre punti ma diversi da quelli del primo tempo. Tiri da tre punti dopo un passaggio, tiri da tre punti dopo tanti palleggi, questo non ti dà possibilità di prendere rimbalzo d'attacco, non attacchi per portare a casa tiri liberi, e quindi siamo colpevoli da questo punto di vista. E in difesa abbiamo continuato una partita di scarsa cattiveria, di scarsa fame, che ha concesso a Rosetto di segnare 90 punti, squadra che comunque ha nelle mani tanti punti, ma noi in casa abbiamo fatto in maniera ben diversa dall'inizio dell'anno.